Vedi Giulia, soltanto perché tu sei una mia grande amica ti farò assistere alle prove del mio nuovo spettacolo. Penso sia il più bello e il più grande mai raccontato. E noi abbiamo soltanto il top degli attori. Guarda lì. Non ti preoccupare, è tutto normale, sto provando la scena di Giuseppe. Sei tranquilla, eh? Ah! Maestra, non sembra come sembra, stavo solo riflettendo sul pezzo. Bando alle ciance, abbiamo già perso troppo tempo. Non vedi che c'è l'impresario, mi devi far fare bella figura. È lei che paga lo spettacolo. Maria, che cosa hai fatto? Credere a quella storia dell'angelo. Hai tradito tuo marito, io adesso cosa dovrei fare? Mica posso darlo a dire in giro, sarebbe subito scandalo. E poi verresti subito lapidata. Eppure sì, a credere a quella cosa dell'angelo. Ma chi te l'ha fatto fare? Basta. Domani vado da lei in segreto e la lascio andare per la sua strada. Sono stanco, vado a dormire. Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere in sposa Maria. Ella partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Sì, forse ha ragione l'angelo Gabriele. Io non posso abbandonare Maria così. Farò come ha detto l'angelo, non la lascerò da sola. Allora Giulia, che ne pensi? Niente male. Secondo me questa è una delle migliori storie che hai mai raccontato. E brava la mia mille storie. Sono sicura che faremo il pienone. Brava. Grazie, ciao. Ciao. Bene, ero sicura che le sarebbe piaciuto. Perfetto. Penso che questo sarà lo spettacolo che mi verrà meglio in tutta la mia carriera. Però questo Giuseppe ha proprio avuto fegato. Lo ammiro, sinceramente. Creduto all'angelo e ha sostenuto sua moglie nonostante tutte le difficoltà che le venivano proposte. Ma e questo signore continua a chiedere dei sacrifici enormi. Ma io una domanda, Dio cosa si aspetta da me?